Mister, al di là dell'episodio del calcio di rigore, ma l'approccio alla partita non è sembrato quello giusto di una squadra che si deve salvare? No, assolutamente, quello che io ho detto negli spogliatoi, non mi è piaciuto niente, l'atteggiamento è stato brutto, per una squadra che si deve salvare non è questo il modo di giocare, c'è cattiveria, al di là di questo credo che si può anche prendere gol su rigore, ma la squadra lì nei primi 10 minuti non mi piaceva, non riuscivamo a uscire palla al piede, non riuscivamo a dare palla sugli esterni che dovevano venire dietro. Molte difficoltà abbiamo avuto oggi, è chiaro che devo lavorare su questo. Ma il ritiro può servire come non può servire, ma al di là di questo credo che sia fondamentale ritrovare un attimino i cosiddetti attributi, perché sennò non si va da nessuna parte. Io credo che adesso ne parlerò col presidente, se si può andare prima è bene, ma al di là di questo io credo che ecco, non mi è piaciuto proprio niente oggi, non è che non siamo riusciti a fare una giocata. Poi quando è entrato il Bedoui qualche giocata è riuscita bene. Perché saltava l'uomo, ti creavano uno contro uno, se no sempre questa palla lunga che non va bene. Mister, anche fisicamente la squadra è sembrata un po' a terra, figlia dell'approccio mentale sbagliato oppure questo continuo cambio sintetico? Quello lo paghiamo sicuramente col sintetico, però non voglio trovare una scusante. Al di là di questo, l'allenamento che facciamo sul sintetico è diverso di quello che facciamo. È ovvio che dopo 2 mesi giochiamo per la prima volta. Abbiamo avuto qualche difficoltà, però onestamente si sapeva come giocava Venati. Venati non va marcato da vicino, va marcato con dargli un po' di spazio, si sapeva i movimenti loro e l'atteggiamento nostro non è stato bello. Dobbiamo veramente pensare alla nostra classifica. Veramente la partita di venerdì diventa una partita fondamentale per noi. La partita di oggi può cambiare un po' le gerarchie nel suo 4-4-2? Ma adesso vediamo, le gerarchie, oggi onestamente ho visto molte difficoltà e quelli che sono subentrati qualcosa di più hanno fatto.